Bene, nuovamente buonasera, benvenute e benvenuti. Oggi ha accettato di sottoporsi a un fuoco di fila infernale di domande Gianfranco Baruchello, nato a Livorno nel 1924, ma artisticamente romano. Nella sua lunga carriera, iniziata alla fine degli anni 50, Baruchello ha sperimentato tutti i linguaggi della neoavanguardia, sia sotto il profilo delle tecniche, l'assemblaggio, la fotografia, il film, il comportamento, sia alcuni dei concetti chiave del mutamento cruciale nell'arte fra i 60 e i 70, il rapporto fra l'arte e la politica, quello fra l'arte e il potere e soprattutto la relazione fra arte e vita, tema quest'ultimo che deduce nei suoi aspetti utopistici e paradossali da Marcel Duchamp, di cui è stato amico e del quale è stato profondamente influenzato. I due lavori esposti in questa mostra, in realtà il primo dei due lavori è composto di quattro dipinti, il secondo è un film, hanno a che fare con l'Agricola Cornelia, un'azienda agricola fondata da Baruchello nel 1973 sulla Cassia Bis, poco fuori Roma, dove si trova oggi la fondazione intitolata all'artista, un posto bellissimo. Nell'Agricola Cornelia si fa effettivamente agricoltura in quegli anni, in modo canonico certo, ma anche in modo paradossale nuovamente. Tant'è che prova ne sia che le zucchine e le barbabietole, in mancanza di una rapida occasione di smercio, subiscono un processo di crescita parossistica che le rende in buona parte inutilizzabili, prova di una qualche ottusità della natura, per citare un altro artista di quegli anni. Insomma, l'arte è solubile nella vita a condizione che il punto di incontro fra le due non sia dalla parte dell'utile, ma duchampianamente del gratuito. La grande mostra del 2011 alla Galleria Arte Moderna, Nazionale d'Arte Moderna di Roma, ha ricostruito per intero la carriera dell'artista sino a quell'anno. Segnalo inoltre che adesso, inauguratasi l'altro ieri presso la Galleria Volume a via di San Francesco di Sales in Trastevere, una delle traverse a pettine di via della Lungare, si è inaugurata ieri l'altro, lo dicevo, una mostra che torna su uno dei temi più cari all'artista, quello dell'archivio. Si tratta di foto segnaletiche di individui tenuti sotto sorveglianza dalla polizia, foto molto deteriorate che vengono ingrandite e quindi attraverso un processo entropico, già solo deteriorate, questo ingrandimento produce un processo entropico per cui c'è una perdita di identità e quindi di memoria. Lavori molto interessanti che se lo desiderate potete vedere per un paio di mesi. Lascio adesso la parola all'artista che risponde questa sera alle domande di Martina Conte, Alessandra Gerolimini, Nadia Guidi ed Elisa Sorrentino, non prima tuttavia di aver ringraziato Carla Subrizzi per l'aiuto prestatole. Prego. Ah, però ho capito se le domande le fai tu oppure parlano le ragazze, adesso io devo rispondere alle loro domande. Com'è la procedura? Le fanno le ragazze, le faranno le ragazze questa. Allora, forse voce alla fanciulla. Che parla prima? Io. Allora, siate brevi. Buonasera a tutti e benvenuti. Ci troviamo qui oggi per l'incontro con un artista italiano di rilievo internazionale. Non seguirà un'introduzione dettagliata all'artista, in quanto, come proprio lui sostiene, essendo ancora vivente, non ha bisogno di essere introdotto da fiumi di parole scritte su carta. Ma inizieremo la nostra descrizione direttamente con una domanda che può raccontare l'eclettica personalità di Gianfranco Baruchello. Dunque, potrebbe illustrarci chi è Gianfranco Baruchello? Gianfranco Baruchello lo vedete in persona qua, e poi c'è un ciffo da galera che si vede dietro in bianco e nero. Foto che non ho mai visto prima di stasera, però abbastanza curiosa, non sembra appunto capobanda della gang. Quindi che cosa devo rispondere? Che Baruchello è una domanda imbarazzante per una persona che ha alle spalle un'età che tu potete calcolare subito dalla scritta poco simpatica che sta scritto accanto al nome, vuol dire avete da un attimo un anziano combattente di questo mondo delle arti, disgraziatamente nato in Italia, dove il mondo delle arti, nonostante appunto cosa si potrebbe pensare da lontano,
non è stato mai al centro dell'interesse di nessuno, salvo appunto un manipolo di personaggi anche molto interessanti che io ho avuto il piacere di frequentare, di conoscere, ma comunque appunto separato dal resto del mondo, come d'altro canto l'Italia lo è sempre stata. Quindi mi dico artista italiano che ha tirato fuori la testa dal nulla. Ma è spento? No, va bene così? Si sente? Quindi una lumaca praticamente artistica che ha alzato le sue corna fuori dall'Italia, è andato in giro per il mondo, si è presentato nei punti più strani, ha voluto conoscere i personaggi che interessavano, che ha una storia, voglio dire, questa storia sta nei libri, sta nei cataloghi, sta in tutta una serie di storie che come una coda mi accompagna se io devo raccontare la mia avventura. L'avventura è stata quella di uscire da una generazione che è stata la figlia di un'altra generazione che si è inventata il fascismo. Mio padre è stato appunto un eroe della guerra 15-18, un uomo che ha sempre mantenuto dei contatti ad altissimo livello col mondo dell'industria, delle cose, cioè con un figlio che non aveva nessuna voglia di seguirla sulle sue tracce. Questo è portato con sé tutta una serie di eventi che hanno fatto di me anche una persona legata alla realtà. Al momento del ritorno dalla guerra anch'io ho partecipato per tangente, voglio dire, alla situazione, nel senso mi sono trovato nella Russia al momento in cui c'è stata la rotta di Stalingrado, ma non da soldato, ero un ragazzino, stavo là perché ero nipote di un altro personaggio della famiglia che è stato un importante diplomatico che era in quel momento durante la guerra, stava a questo. Ho visto queste cose, dunque sono tornato e da lì non sapevo bene cosa fare, bisogna fare la realtà, affrontare il fatto che non c'erano più i soldi, non c'erano più il lavoro. Mio padre girava con una vecchia macchina col pianale, ricaricava le cose, le vendeva, cioè era ridotto un uomo, professore universitario, all'Università di Pisa, era ridotto a zero. Con questo mio padre io andavo a vendere appunto le damigiane di etere solforico zuccherificio d'Avezzano, e così capato. Questo è durato qualche anno, poi le cose sono cambiate, tutti i miei amici sanno che cosa ho fatto, ho sacrificato una certa quantità di anni a questo amore, a questo padre che amo ancora moltissimo, un uomo importante, appassionato, seducente, con cui ho avuto dei rapporti sempre molto duri naturalmente, però come anche affettuosissimi. Allora a questo punto, a un certo momento, io ho ricostituito praticamente una cosa materialmente più concreta da fare nel mondo dell'arte, cioè ricostruire, inventare una fabbrica, dei brevetti, delle cose, ho mosso un terreno, pur essendo ignorante dal punto di vista tecnico, perché la mia laurea è una laurea in economia, ma comunque appunto in qualche maniera è nata un'azienda, questa azienda ancora non ce ne esiste più, perché ci sono passati degli anni, vi risparmio i dettagli, adesso questi prodotti, questa azienda sono commerciali in Cina. Questo mio padre però è stato il destinatario di questo mio regalo, cioè certamente gli ho detto ti faccio un'azienda, diventi, ritorni quello che era. E lui mi ha mandato, io ve lo conservo e però anche poi dato a un mio figlio che vicino fa, ha scelto tutta una strada anche, voglio dire, nel mondo della realtà, una grande azienda americana, viaggia il mondo e tutto il resto, eccetera. Questo un pezzo di carta che era la convocazione del consiglio della Confindustria e cominciava Cavalier Giovanni Agnelli. Poi c'era un secondo nome, Baruchello, professor Mario. Allora a questo punto io dico, adesso io ti ho restituito la tua cosa, tu adesso fai quello che ti pare, cioè io cambio, ricomincio a fare quello che volevo fare, e ho cominciato a fare la pittura. Questi erano gli anni 50, quindi non ero un bambino. Negli anni 50 mio padre appunto si è perso nella folla dei tempi, ho scritto un libro raccontando un episodio bizzarro che ieri raccontavo
a una ragazza che mi aveva interrogato, in cui appunto questo libro era una specie di romanzo fatto di sogni, in cui mio padre cascava nell'acqua perché era un personaggio del mondo della vela, era successo sul serio, ovviamente alle regate a Trieste davanti al Duca d'Aosta lui cadde nell'acqua e questo romanzo si citava appunto mio padre. E lui da Milano, dove Feltrinelli aveva pubblicato questo romanzo, disse: ho letto il tuo libro, ma tuo padre non ci fa una gran bella figura perché era stato nell'acqua. Dico, comunque, vero. E lì è finito il rapporto, diciamo, di tipo in questa maniera, per, dico per sempre, affettuosamente no. Questa mostra che ha citato il caro amico qui presente si riferisce a un test di Gramsci, che fa il discorso a Livorno per la formazione del Partito Comunista. Questa una volta appunto mio padre, fedele alle sue idee, io gli regalai, mi ricordo, per la sua festa, le lettere dal carcere di Gramsci. Ma tutto questo mi ha partecipato a rendere più gioiosa la sua festa. Cosa posso dirvi? Migliaia di cose. Non vorrei che sopportare tutto il tempo a raccontarvi la mia vita personale. Vi ho detto delle cose che non ho mai raccontato a nessuno, in realtà, perché a nessuno interessa in realtà se io ho fatto o non ho fatto a un certo punto dopo la guerra certe cose. Comunque poi invece ho fatto il pittore. Allora, fare il pittore non è facile. In Italia, a cominciare le cose, ma bisogna avere un linguaggio, inventarsi un linguaggio. Che cos'è il linguaggio? Il linguaggio sono oggetti, sono gesti, sono riferimenti di tipo culturale e soprattutto affetto, amore, scoperte di padri veri, non di padri che cascano nell'acqua dalla barca a vela, ma uno di questi è stato Marcel Duchamp. Allora, Marcel Duchamp, non sapevo chi era, in Italia nessuno sapeva chi era Marcel Duchamp, lo ripeto a tutti gli effetti, forse Gauguin e la Bucarelli, che una volta appunto in una mostra ho capito che loro lo conoscevano perché venne Marcel Duchamp a Roma per inaugurare la mia mostra alla Galleria della Tartaruga. Allora questo signor Duchamp, in quell'occasione curiosamente c'era non solo Duchamp, c'era anche Tristan Tzara, non ho capito poi perché era per altri motivi così. Quindi una mostra di Baruchello, c'è stato Tristan Tzara e Duchamp contemporaneamente a vedere la mostra di Baruchello, con tutta la gente diceva: ma chi è questo Baruchello che fa queste cose, non c'entra niente, la pittura vera era, e citavano nomi che qui non ripeto, che vabbè, io mi ricordo avevo conosciuti, poi sono stati anche dei, sono diventati dei cari amici miei, così c'era qualche uno di questi del gruppo così che diceva, e nell'anno così che si spinse fino a Parigi, allora questo pittore si era spinto fino a Parigi, quindi gli italiani appunto si devono spingere a Parigi. Io poi invece ho cambiato la mia vita, sono andato a abitarci a Parigi, ho una casa da 50 anni e tu ci sei pure stata a dormire una volta con i bambini, e quindi la mia vita è cambiata. Sono appunto apparso con una, quello che poi Duchamp chiamava la camelotta, cioè la merce, la mia camelotta era queste cose che facevo, disegnavo, scrivevo, ho fatto oggetti, mi sono inventato delle cose molto diverse, cioè sono andato, prima di tutto ho conosciuto con Marcel Duchamp, è venuto in Italia, appunto sapevo che era stato a pranzo a Milano in una trattoria di periferia che si chiama Roquette di Gran. Questo pittore cileno che era un mio caro compagno era lì perché era un amico di, giocava a scacchi con Duchamp a Cadaqués, mi ha detto: ma telefonate, guarda, è Marcella, oggi mangiamo insieme con un gruppo di pittori milanesi e in questa galleria. Io sono uscito di casa, sono andato all'aeroporto, ho preso un aeroplano, sono arrivato a Milano, ho affittato una macchina e mi sono presentato al Roquette di Gran. A noi erano tutti a tavola, io ho detto: scusate, io sono un pittore Baruchello, voglio tanto conoscere Marcel Duchamp. Io, ah, si accomodi, si siede, è cominciata l'amicizia con una faccia tosta che mi meravigliavo io stesso di me stesso, perché sono sempre stato anche molto timido, arrossivo tutto il tempo, adesso non arrossisco più proprio per mancanza di necessario. Lì è cominciata l'amicizia. Perché è cominciata? Perché in Italia appunto nessuno sapeva, ma c'era un pittore importante che era Sebastian Matta, che è anche un grande amico mio di quei tempi là, e là mi dice: è possibile conosci Duchamp? E da lì è nata l'amicizia. Su questo poi si è sviluppata tutta una storia, cioè io
l'ho fatta breve, loro facevano anche degli oggetti molto, molto curiosi, pesanti, così avevano preso un aereo, sono andata a New York, sono sbarcato, mi sono fatto prestare un carriolo da una libreria, un editore, si chiama Wittenberg, che mi dette questo carriolo, ci misi sopra il mio oggetto e andai con un appuntamento telefonico a trovare Leo Castelli. Adesso non so appunto quanti dei presenti al nome di Leo Castelli possono ricordare la storia della contemporaneità, un uomo seducente, un piccolo uomo italiano tra l'altro, così triestino, brillante, l'uomo che ha inventato in qualche maniera l'arte contemporanea. Leo Castelli vide il mio gesto, dice bravo, 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 e poi mi disse sia più ambiguo. Allora, perché non ero abbastanza ambiguo, era una finestra, una cosa rozza, cioè, ma me lo disse in maniera molto affettuosa, così tanto che appunto questa sua moglie, ex moglie, Iliana Sonnabe, ed altri personaggi giganteschi della storia della pittura contemporanea, a un certo momento mi ha voluto conoscere, poi ha detto, succedeva intanto in Francia, c'era un movimento che veniva chiamato Nouveau Realiste. Allora, per gli amanti della storia, volevo andare a vedere chi erano, appunto, che movimento, che significava. Era in realtà il parallelo di quello che è stato poi la pop art in America. Allora, Restany, che era appunto il critico francese che aveva inventato questa cosa, ci conoscevamo, ha messo dentro una cosa, ho invitato insieme con Alain Jouffroy, che è un altro personaggio importantissimo del mondo della storia, mi hanno invitato a una mostra a Parigi e io ho esposto con Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, cioè tutto un gruppo di personaggi fantastici, e Baruchello in mezzo, che arrivava da dove, chi è questo, perché, cioè, e lì cominciava tutta questa cosa. Allora, da una parte Leo Castelli, la moglie, Jouffroy a Parigi, questo movimento che veniva chiamato Nouveau Realisme, cioè il nuovo realista, si è sposato con la prima mostra della pop art che è stata in America da Sidney Janis. Allora c'è stato questo incontro, cioè da una parte arriva Baruchello, però c'era Schifano e insieme anche Bai e anche Dano Festa, tre personaggi così che si incontrano con Andy Warhol, con tutto il gruppo di questa gente, che Andy Warhol non era nessuno al momento, non sapeva nemmeno chi era, un ragazzo con i capelli bianchi che girava con un gruppetto di personaggi che si chiamava The Velvet Underground. Da lì è cominciata l'avventura. Cominciata l'avventura vuol dire appunto mostra a New York, mostra in giro, poi biennali, poi Venezia, poi le cose, poi si documenta e poi avanti. Siamo qua, con quella faccia là, adesso si apre una mostra mia a Hamburgo, sembra un'altra mostra a Karlsruhe, c'è tutto un precipizio di cose che uno appunto non ha più, si sveglia la mattina dicendo ma veramente ce la faccio a fare queste cose qua, dico, poteva arrivare 30 anni fa, era meglio, no? È arrivato, adesso vi invitano qua, con queste ragazze hanno queste domande. Non ho dopo aggettivi per definirle, sono venute a casa simpaticissime, napoletane, così, hanno detto delle cose, io le ho trattate anche un po' male, allora con grande spirito, così, ho detto, adesso però comunque possiamo fare, e hanno scritto delle domande, no delle domande, hanno scritto una specie di trattato De Baruchello Libri Quattuor, mettendoci dentro tutto. È il contrario di tutto, ma è molto divertente. Mi sono fatti quattro risate a ridere di questa cosa. Scusate il tono così molto, molto basso di questa cosa. Adesso invece passo la parola a queste ragazze che dicono pezzetti di questi testi preziosi che loro hanno scritto a Salerno e all'Università Federico II di Napoli. E io risponderò a altre domande, se voi avete la pazienza di sentire Baruchello. Procedo. Come l'artista più volte sostenuto, la sua vita, grazie all'arte, è cambiata completamente all'età di 35 anni. L'artista, dice Baruchello in più occasioni, è mettersi in gioco, in prima persona, e scegliere il rischio e la paura, e fare una scelta senza sicurezza che nello stesso tempo, o almeno per lui è stato così, un atto politico prima che estetico. Oggi lei consiglierebbe ad un giovane di abbandonare il percorso intrapreso per dedicarsi all'arte?
Ripeta la domanda, come dicevo. Sì. Consiglierebbe ad un giovane di abbandonare il percorso intrapreso per dedicarsi all'arte? No, niente affatto. Cioè, uno fa il percorso che la vita gli spetta. Scegliere l'arte vuol dire avere una pulsione, una cultura, un desiderio d'avventura, anche una grande ambizione, diciamolo anche così oggi. Per uno della mia generazione era pura follia, nel senso si tornava dopo aver visto i morti, dopo aver visto le bombe, dopo aver visto tutto. Adesso un giovane comincia adesso e dice, appunto la domanda, dice, ma uno ragioniere vuol fare i pittori, ma fare ragioniere, farlo bene, nel senso c'è bisogno di gente che fa bene le cose, no? Deve fare pittore, se il pittore diventa delirante, non serve a niente. Però se uno ha la voglia, il talento, la malattia in qualche maniera di dire voglio, dentro c'ho questa cosa che mi racconta, mi spinge a dire che qualche cosa di più del mio mestiere lo devo fare, lo senti, perché no? Ma uno mi dice, avrei un buon posto alle poste, che dici, faccio il pittore? Io, ma sei malato, fai il pittore? Magari la domenica vai a fare i disegnini, non lo so, inventati gli oggetti, disegna con i tuoi bambini, ma no, attenta all'avventura, in Italia poi per di più, capito? In questo momento dietro, fatemi aprire una parentesi, dietro a tutti questi discorsi tanto divertenti c'è un mostro gigantesco che è il denaro, questo denaro, e c'è appunto un mercato che è gestito da chi? Un gruppo molto esiguo di nomi, di gallerie, eccetera, che gestiscono la sorte dell'arte, si inventano qualsiasi, tu puoi fare questa bottiglia domani verrà, se questo mondo lo vuole, verrà 100.000 euro invece che 3 euro, quanto vale. Cioè, quindi questo è un mercato che merita discorsi di tipo sociologico, di analitico, molto più corposi di quelli che posso fare io. Comunque in questo mercato io ci sono fino a qua, nel senso che però appunto c'è una fanciulla che ho visto, è venuta a trovarci, dice, ma come mai i suoi quadri non sono in tutti i musei di Francia? Dico, però sono a Beaubourg, sono altre parti, perché vuol dire che se tu vuoi arrivare dentro una certa cosa, non sei te che ti fai avanti perché poi ti prendono sul serio, se entri in un meccanismo per cui te sei adatto perché arrivata a quell'età ci sono le buone speranze di poter sopravvivere, le opere sono disponibili, i prezzi sono ben precisi, e allora tu domani invece di costare 10 costi 100.000, e questo è il grande gioco. Allora la gente giovane comincia questo mestiere, dice, come si fa ad arrivare a farsi pigliare sul serio? Non lo so, arrangiatevi, cioè giocate alla roulette, perché è la stessa cosa, c'è gente validissima, sconosciuta, che viene appunto dal nulla, dall'Italia, poi era tutto affatto, già sì che sistema, perché l'Europa, allora la Francia, poi così comunque ci sono anche fior di pittori italiani sono andati a abitare a New York a fare la loro storia là, e già poi certamente precisamente arriva un tizio che dice no, sono cinese e sono, faccio delle cose. Allora io vado a vedere la mostra a Berlino di Ai Weiwei, così, no, che l'altra cosa, questo si entra in una sala e questo spara un colpo di cannone che quasi quasi ci sento già abbastanza poco. Arrivano i cinesi, non solo, arrivano pure gli indiani, arrivano, ma no quelli che pericolosi, arrivano quelli appunto, che stanno in India, insomma. Cioè c'è un mondo adesso di artisti formidabili, è stata un'ondata di tutti quelli venuti dall'Africa, cioè è pazzesco pensare, uno dice mettiti a fare il pittore, intanto arrivi adesso da Roma, da Frascati, dove si da loro, il mondo è enorme ed è occupato, ha giganteschi interessi. Un pittore si muove in mezzo a questa cosa qua e poi si domanda sempre, ma come ho fatto ad arrivare ancora adesso? Non sono diventato matto, ho avuto una famiglia, anzi più di una, ho avuto dei figli che, fantastici, dei nipoti artisti che io adoro e tutto il resto. Sono soddisfatto della mia vita, ma non perché i miei prezzi sono saliti, perché appunto a un certo momento non si capisce nulla da dove viene e dove va tutto questo. È una specie di marea che funziona in maniera e con ritmi che uno in questo momento è incapace di controllare. Un'altra domanda, sì, siamo saltati alle prime tre righe. Immaginate, quindi qui dirà che appunto queste poveracce hanno scritto 8 pagine di cose su Baruchello.
Dite qualche cosa, così siete contenti, okay. Sono contento di sentire questa vostra prosa giovanile. Baruchello nel 1968 propone una società fittizia che è Artiflex. Pubblicizzò la suddetta sulle riviste dell'epoca come Marca 3 e 15 per prendere contatto con il pubblico. L'Artiflex prevedeva quattro operazioni. La prima era quella di fare un annuncio sui giornali in cui si chiedeva ai lettori se volessero ricevere un teatro pacco, cioè un pacco contenente centinaia di oggetti che Baruchello aveva raccolto. Le reazioni al momento del ricevimento dovevano essere riportate in un modulo e rispedite al mittente del teatro pacco. La risposta al modulo era il ricevimento di un secondo pacco e la richiesta di inviarne uno. Altra operazione era quella di vendere alla Galleria La Tartaruga di Roma delle scatole. Venne messo al centro della galleria un registratore di cassa al quale era seduta Michel Coudray. Alcune scatole contenevano 5 lire al prezzo di 10 e altre contenevano 10 lire al prezzo di 5. Furono ovviamente le seconde ad esaurirsi. La terza fu quella di creare una sala d'attesa Artiflex e la quarta di accreditare tramite un vaglia dei soldi a persone chiedendo cosa avrebbero fatto con un piccolo capitale di 100 lire e in che modo volevano quei soldi. Con il vaglia questi soldi furono accreditati. Nell'ultima azione tutti potevano imprigionare oggetto e immagini nella propria prigione e Artiflex avrebbe gestito il tutto. La conclusione fu un manifesto chiamato il Grande Manifesto di Artiflex. Il denaro e il suo valore, secondo il mercato, è un argomento centrale nella ricerca artistica di Baruchello. Mettere il nome di una società al posto del proprio era una provocazione anche orientata a mettere in questione il ruolo dell'autore, come negli stessi anni facevano Barthes e Foucault. Ci può dire qualcosa a proposito di questo argomento che ci sembra un atto profondamente politico? Sì, certamente, con piacere. Questa operazione, appunto, scusi, lei faceva il pittore. Che cosa c'entra del fatto di fare i pacchetti, che ho detto, una scatola di tonno bucata e spedita all'estero? Che tipo di operazione poteva essere quella di un pittore che voleva anche mettere disordine, non mettere ordine? Dunque la libertà totale. Era il momento in cui poi c'è stato questo, un fenomeno anche molto concreto, il discorso dell'happening, dell'azione, che ha preceduto poi l'installazione, gli oggetti, tutto il resto, eccetera. Allora, questo di inventarsi una società che non esisteva era abbastanza provocatorio. Questa è stata la mia prima società in esistenza, si chiamava appunto Artiflex. Artiflex era uscita con un catalogo che diceva Artiflex mercifica tutto, cioè qualsiasi cosa poteva essere venduta Artiflex, poteva avere un prezzo, no? Infatti avevo fatto una serie di oggetti stranissimi, un golf che arrivava fino ai piedi, degli articoli erano molto curiosi, delle vaschette di plastica, dentro c'era una fitta di torta che era stata morsa, in un punto era stata morsa da una importante personalità politica. Allora, questo puoi immaginare che tipo di prodotti presentava Artiflex, no? Quindi c'era una pistola che lanciava i razzi rossi, naturalmente all'epoca, per segnalare, cioè altre cose che si possono, adesso qui vi risparmio il dettaglio politico, tante cose così, cioè molto curioso, molto provocatorio, la gente non capiva un cavolo, cosa vuol dire Baruchello fa la società finta? Nessuno si era accorto, nessuno di questo fatto, non è che il pubblico era pronto per dire che interessante trovata di Baruchello, indifferenza totale. E come questo ho fatto tutta un'altra serie di cose. In questa cosa di Artiflex c'era una dimensione umana abbastanza bella, dire, nel senso che c'era gente che partecipava al gioco. Allora c'erano delle offerte, appunto questo è stato detto, questa è la moneta da 5 venduta a 10, che è stata una mostra veramente fatta alla Galleria Nazionale d'Arte, alla Galleria come si chiama, di Plinio De Martis. Anche lì la gente, perché? Per fare questa cosa? Cioè, tutto il pubblico comprò subito la scatola che conteneva 10 lire venduta a 5. Cioè, per dire, magari è divertente averci una scatola anche che conteneva 10, 5 che è venduta a 10, no? No, questo è, comunque ecco che cos'era il valore politico di questa gente. Era esemplare, veniva fuori una corrispondenza con la gente,
ricevevo questo teatro pacco, volete ricevere un teatro pacco, mandatemi un avviso. Facevo la pubblicità gratuita sulle riviste del gruppo 63, di allora, di Balestrini, di Sanguinetti e gli altri, eccetera. La gente scriveva, voleva dire, mandami un teatro pacco. Io mandavo un teatro pacco. E questi rispondevano. Allora, ricordo appunto, mi viene in mente adesso, un'operaia di Omegna, di una fabbrica di padelle, che aveva scritto appunto, voglio il teatro pacco. Allora, mi mandi indietro un teatro pacco lei. E questa aveva dato una padella. Nella padella, incollati con lo scotch, c'erano tutte Nixon, non so, i politici, si rovesciava la padella, creatività operaia, no? Tra virgolette, la fantasia. Le facce di questi politici americani stavano nella padella, si rovesciavano, però erano tutti attaccati con la padella, per dirne una, come altre mille cose. Quindi cose divertenti. Forse è anche divertente, mi devo farlo anch'io, nel senso così, però questa invenzione. Questo è durato una certa quantità di tempo e poi è finito. Adesso mi aspetto con terrore la domanda appunto sull'agricola Cornelia, di cui il professore Zangrandi già ha fatto cenno. È una cosa, me la faccio da solo la domanda. Leggi qualcosa dell'agricola Cornelia e poi faccio un altro sfoglio. Sono le 6, non lo so per quanto tempo possiamo parlare. Accelera. Un'opera anacronistica, inusuale e innovativa è l'Agricola Cornelia S.P.A. del 1973, una società fittizia creata da Baruchello quando decide di trasferirsi in campagna poco fuori Roma. L'Agricola Cornelia è un'opera in divenire, con un significato sia quotidiano che politico e sociale. Leggiamo dunque un passo tratto dal catalogo Certe Idee, nella sezione a cura di Carla Subrizzi, che risale agli anni 70. Potrà forse interessare il lettore il fatto che, vivendo io in campagna, nei pressi di Roma, sto da tempo cercando di realizzare alcune esperienze complementari e parallele alla produzione di oggetti, con una serie di operazioni agricole ai confini del territorio del valore d'uso, con l'idea di giungere a dimostrare a me stesso che la creatività non è altro che la capacità di sopravvivere alla natura e al potere. Potrebbe dunque spiegare che cosa intende per valore d'uso e in che modo un prodotto agricolo poteva essere messo a confronto con un prodotto artistico? Bene. Ma questo appunto, nonostante che io abbia preso appunto dopo la guerra all'Università di Macerata la laurea in economia, e quindi ho fatto anche un esame di economia, ho preso anche dei voti buoni. Comunque la definizione, sono tornato dalla guerra, ho fatto 30 esami e la laurea in 12 mesi, per dirvi come era appunto, c'era l'urgenza di ritornare, quindi non è che proprio sono un esperto che mi posso presentare come ministro dell'economia adesso, né mai. Ma il discorso, la frase appunto tra l'uso e lo scambio è abbastanza complicato e vecchiotto, cioè non è nemmeno una definizione, se c'è qualche economista si arriccerà un po' il naso su questo, perché io ho tirato un po' alla fila, l'elastico, diciamo, di questo concetto. In questo ve lo spiego in 2 secondi, perché poi viene fuori in occasione di questa attività agricola, che invece è molto più interessante, secondo me, per qualcun altro che volesse capire. Cioè, l'utilità dell'uso è nel senso che il contadino fa il suo prodotto, ne mangia una parte, e questo è il suo uso, e poi ne vende un'altra, anzi vende la maggior parte, e fa lo scambio. Allora l'uso e lo scambio sono due cose nettamente distinte. Allora io ho pensato questa trovata che mi sembrava bellissima, poi mi ha lasciato indifferente assolutamente il mondo delle arti, però è rimasta nella storia. Allora io faccio l'arte, cioè faccio la pittura, faccio un discorso poetico sugli oggetti, su non importa che cosa, non necessariamente la natura, oppure piuttosto l'atmosfera, no? Faccio un discorso che è l'arte. Questo fare l'arte ha una finalità ultima, che poi sarà entrerà nel mercato, lo usano di prezzi, che è una cosa. L'altra è, mi dà la ragione di essere, cioè di non diventare matto. Cioè la ragione ontologica, per cui tu sei dentro un sistema di pensiero
questo tuo sistema di pensiero ti tiene diritto e credi in una cosa, quello diventa il tuo linguaggio, diventa il tuo linguaggio e dunque è il tuo cibo. Non è quello che vendi, poi ti compri il panino, è quello che sì, la mattina ti dà la ragione di dire anche oggi, come stamattina sono venuto qua, ancora vi faccio questo discorso, questo è il discorso dell'unità, cioè un artista deve poter dire il mio apporto alla dialettica, all'ontologia, diciamo, spicciola delle cose, è fatto di dire un esempio, fatto, ecco, questo è fatto però anche voi, cioè ognuno si fa il suo valore d'uso. Ognuno di voi ha una sua passione, un suo affetto, un suo peccato segreto, una sua... quello è il valore d'uso. Poi, nell'arte, tutto questo confina col valore di scambio. Se tu sei in condizione di un linguaggio, poi farai un quadro, fai l'arte, fai... Vedete che cosa di Baruchello si parla, gli ho fatto la scatola di tonno bucata, la barba bietola da zucchero, che cosa cavolo c'entra con la pittura? C'entra! Tutto c'entra perché c'è appunto alla base la voglia di essere e la voglia di essere con una tua bandiera, con una tua cosa per cui tu ti presenti davanti a te stesso prima che davanti agli altri. Poi il successo arriva per ragioni misteriose, perché tu sei abbastanza cabotin per farti pigliare sul serio, perché sai recitare, fai l'attore, non importa che cosa, eccetera. Quindi questo esperimento dell'agricoltura, che è nato in questa maniera, ha aperto poi una strada fantastica nella mia vita. Io su questo ho scritto libri, che sono appunto, vi risparmio i dettagli, e sono essenzialmente pubblicati soltanto in America, perché non ho trovato mai un editore italiano che volesse pubblicare questi. Si chiamano How to Imagine, uno, e l'altro appunto, insomma, voglio dire, vi risparmio i titoli, un gruppo di libri che raccontano questa avventura, che cosa è stata e perché. Allora, qui appare appunto la barbabietola da zucchero, sulla barbabietola da zucchero, che era simbolicamente fantastico, conteneva lo zucchero, tutta la storia della caloria, del cibo, della sopravvivenza, tutto il resto, eccetera. E poi ha fatto, allora si fanno le barbabietole, viene, si lavora, eccetera, c'è un contratto con proprio quello zuccherificio vestano di cui appunto mio padre vendeva le estere. Vengono con delle macchine, lavorano, seminano e poi vengono a prenderlo. Allora, fantastico. Io, un uomo, un contadino che è venuto appunto però da Avezzano, che si diceva specialista della barbabietola, abbiamo seminato queste barbabietole, lì si appaiono delle fotografie, ecco queste, il dettaglio, no, questo è l'insieme di un raccolto, erano 80.000 chili di barbabietola. Allora, la barbabietola, questo contadino fierissimo viene e dice fantastico, sono grandi così, poi le barbabietole meravigliose, eccetera. Poi viene il zuccherificio e dice avete fatto le barbabietole così, non serve a nulla, perché la macchina si chiama cava in sacca, adosa soltanto barbabietole non più grandi di così. Allora abbiamo dovuto con le mani raccogliere 80.000 chili di barbabietole e poi le abbiamo vendute ovviamente a un prezzo più basso. Cioè dire, questa avventura dell'agricola Cornelia, da una parte è importante perché se vi risparmio i dettagli, perché si è fatta anche tardi, però da una parte è una specie di manuale pratico di filosofia spicciola, di come si deve risolvere un problema partendo dall'assurdo. Questo è stato risolto in questa maniera qua. Da questa cosa della cosa è nato il fatto che io mi sono interessato al sapore dolce. Allora ho fatto interviste a Parigi, a personaggi grandissimi nel mondo della cultura, David Cooper, Guattari, Geoffroy, Chatelier, io li ho intervistati su, andando appunto a Parigi, vivendo anche a Parigi, sul significato del sapore dolce. Che cos'era il dolce, la dolcezza? Allora, altro crollo che dice, ma che cosa c'entra? Allora, ma la pecora? No, ho fatto anche la pecora, ma non importa, capito? Cioè dire, hai evaso dal tuo mondo, dalla tua sintassi, dal tuo alfabetaccio italiano, non tanto accio, nel senso che appunto poi io ho letto anche i libri e continuo a leggerli, però a quel punto si allargava un orizzonte di dire agli artisti possono fare quello che cavolo gli pare, perché nessuno gli dice niente, basta che facciano una cosa che poi arricchisce, seduce, fa lo spettacolo, non so che cosa, e lì si aprono delle pericolose
falle in questa. Improvvisamente l'artista si scopre messianico e racconta che solo lui ha pensato. Inizia il discorso dicendo: in verità vi dico, non faccio i simili, però ce ne sono molti. Allora, tutto questo è il lato stupido del mondo dell'arte. Partire dalla barbapietola, ecco, questo è un discorso. Si può partire dalla barbapietola e fare un altro discorso. Basta così? No. È interessante considerare che all'inizio degli anni 70. Caro, tu mi devi dire i tempi. Abbiamo tempo. C'è ancora un po' di tempo. Vabbè. È interessante considerare che all'inizio degli anni 70 un artista decida di andare a vivere nella periferia della città per condurre le sue ricerche artistiche, mentre il panorama internazionale dell'arte stava assumendo misure sempre più macroscopiche e invasive. Lei afferma nel libro Auto Imagine, edito nel 1983 solo in America e mai pubblicato in Italia, l'agricola Cornelia diventa un mio modo di rispondere scusate, alla land art. Ciò che mi disturba della land art è il suo essere estetica in una scala errata. Avevo detto per anni che dipingevo spazi piccoli con immagini piccole perché non c'erano più spazi disponibili né più incarichi o commissioni per altre possibili cappelle Sistine. Ed ecco improvvisamente che c'era questa gente che cominciava a lavorare con bulldozers e imprese di costruzioni, con capitali assolutamente incredibili. Penso a che cosa deve essere costato a Cristo appendere la sua tenda attraverso il Grand Canyon, e ha fatto cose del genere era anche a Roma in momenti in cui non c'era né denaro né voglia politica di costruire case e scuole. A me sembra che questo genere d'arte sia piuttosto riconducibile ad una forma di marketing. Ci illustrerebbe il motivo di una scelta così anticonformista? In che modo l'agricola Cornelia si distingue? Il motivo di una scelta così anticonformista, cioè di scegliere negli anni 70 di andare a vivere nella periferia della città quando in campo internazionale si afferma la land art. Insomma, dico, qui non sono tutti bambini, quindi sanno cosa è successo in Italia negli anni appunto 70-60. C'è chi l'ha vissuto in qualche maniera, c'è chi l'ha vissuto in qualche altro, eccetera. Prima è uscito, mi ha incontrato un signore che sta qua, che dice: ti ricordi che eravamo alla sezione del Partito Comunista a Prima Porta? Bene, e io ero alla sezione del Partito Comunista a Prima Porta. Facevo il comunista, facevo il pittore, ho fatto i ritratti di Berlinguer per il finanziamento del partito, le cose così, eccetera. Quindi perché, la domanda sulla perché l'hai fatto? Perché questa scelta e in che modo l'agricola Cornelia si distanzia, ecco, dalla legge? Allora, l'agricola Cornelia, ho raccontato di che cosa si tratta, perché era politico. Era politico perché tutto è politico in qualche maniera, no? Ma soprattutto lo è stata nel senso che è stata l'inizio di un'operazione che poi è diventata, e qua bisogna sottolinearlo perché è importante, la Fondazione Baruchello. La Fondazione Baruchello è tutto quello, l'esperienza, 40.000 volumi che derivano non soltanto da me, ma partono dalla biblioteca di mio nonno, senatore del Regno, Camillo Manfroni, mio padre, professore a Pisa, eccetera. Poi tutti i libri che io ho raccolto insieme alla mia compagna, naturalmente. Questi libri sono a disposizione della gente che va in una pubblica biblioteca, che viene sostenuta efficacemente dal Comune di Roma con 1.000 euro all'anno, per cui appunto possiamo tranquillamente tenere aperto con impiegati che tentano i polli, cioè, comunque abbiamo fatto questa cosa. Questa fondazione che cosa voleva dire? Che tutta la proprietà, i terreni, la casa, tutti i materiali che c'erano, i quadri, gli oggetti, anche delle cose anche abbastanza preziose, diventavano pubbliche e sono diventate nell'anno 1900, mi ricordo qual era, 80, pubbliche. Allora, questo è un ente pubblico, cioè bizzarro questo qui, ancora più bizzarro che fare le barbabietole, cioè spogliarsi completamente di tutte le proprietà che hai messo insieme, di tutti i tuoi quadri, tutte le cose diventano di un ente che non si sa bene che cosa è, perché la legislazione italiana è assolutamente delirante su questo tema, però rimane, c'è la Fondazione Baruchello. La Fondazione Baruchello, una casa che era la mia casa, che era il mio studio, in cui sono accumulate queste cose, con degli edifici separati,
Dentro c'è un mio studio, dentro ci abita una mia figlia che c'ha pure un figlio che è pure qua presente, che, a cui indirizzo saluti e baci, ma comunque anche loro stanno lì, cioè dire, è un nucleo di cose viventi. Intorno ci sono 12 ettari di terra, queste terre sono proprio coltivate, c'è un bosco, delle cose. C'è stata tutta questa esperienza, appunto, la donna che è servita l'agricola Cornelia. Ma io ho capito come si fa a avere un gregge, per esempio, e ve lo posso raccontare, come si comprano le pecore, si va dal pastore, la prima volta anche lì prendi subito una fregatura perché ti ammolla quelle zoppe, quelle che non fanno, cioè, la seconda volta vai e dici voglio comprare 20 pecore. Allora il pastore sardo, che sai che lo conosci perché sei andato al bar a prendere un bicchiere con lui, lui dice vabbè adesso te le vendo. Allora lui lancia, si fa un recinto, lui lancia tutto il suo gregge di corsa, poi tu lo apri, un bambino bendato apre e le prime 20 che escono sono quelle che compri. Allora sei sicuro che in quelle 20 ci sarà pure la zuppia, ci sarà pure la, però pecore sono. Allora si può dire tutto questo, che questo è artistico? Non lo so. Ok, è chiaro che devo dire di sì, perché altrimenti che cosa faccio? La Fondazione Baruchello sta là. Chi ci vuole venire ci viene. D'estate è bellissimo, in posto sono le colline etrusche tra Veio e Sacrofano. La proprietà è traversata da una strada che io ho recuperato, che era la strada degli antichi etruschi da Veio a Sacrofano. Gli etruschi facevano le strade che c'era la collina, la tagliavano così e si saliva, così non facevano i tourniquet, capito? Su questa cosa è stato fatto. Che cosa? Ho fatto un libro, ho fatto le mostre, ho fatto gli oggetti, ho fatto le fotografie, ho fatto i film. Cioè, su che cosa? Sulla collina etrusca. E ho fatto un libro che è edito in Francia, per voi di qua, si chiama L'élan della ruta etrusca. Allora su questo ho fatto questo libro. Perché l'hai fatto? Non si capisce bene, non si vede niente. Comunque so, esiste, c'ho anche. Ho fatto anche un film. Un film che si chiama Il bosco ha qualcosa da dire, cioè, perché questa strada etrusca attraversa un bosco, ci sono queste grandi querce che sono, quando io ho comprato quel bosco dal proprietario che me l'ha venduta, che sono i figli e i nipoti, una famosa famiglia di cardinali, molto simpaticamente io ho fatto il contratto di acquisto del bosco con una scadenza per il pagamento di pochi giorni. I eleganti figli del cardinale hanno tagliato tutto il bosco quando, tra il monte che io ho fatto per fare e il momento in cui gli ho dato i soldi. Allora, queste querce che adesso sono alte, grandi, bellissime, cioè, sono state tagliate al momento dell'acquisto, quindi sono del 70, quindi hanno 50 anni, sono le grandi querce, eccetera. Su questo appunto ho fatto un film che si chiama Il bosco ha qualcosa da dire, perché ho messo un registratore al centro del bosco, questo bosco pieno di uccelli che cantano, cose bellissime, eccetera, e ho registrato questi canti uniti a un discorso che faceva una passeggiata del bosco. Questo è uno degli 80 film che io ho fatto, perché ho fatto 80 film, cioè 80 titoli, no, film, che durano alcuni un minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, eccetera. E perché hai fatto tutto questo? Non si capisce anche questo, perché hai fatto, perché andava di farlo, perché invece di fare l'immagine fissa, guardare un'immagine e vederla muovere, è come un'avventura, come se voi avete mai letto Raymond Roussel, la vue, queste cose qui, si guarda dentro un buco di una penna ricordo con un vetrino e dentro l'autore comincia così, guarda dentro il vetrino e scrive un libro intero per le cose che ci si vede dentro. Così sono anche le cose che si fanno, cioè gli strumenti dell'arte sono un emblema, il bosco, il canto degli uccelli, quel giorno l'hai sentito, eccetera. Se tu ci pensi, lo vivi, lo inventi, lo racconti, puoi fare di tutto questo la tua saga, come puoi fare una novella, una fiaba, tutto il resto, capisci le cose. Cioè l'arte è uno strumento per capire, l'arte è uno strumento per rischiare, l'arte in qualche maniera è una lente, come guardare dentro una lacrima, si capisce la tragedia di quello che piange, così si guarda dentro appunto una goccia
tutta la pioggia, nella croce della pioggia c'è tutto l'universo intero. Quindi cosa posso dirvi di più? Fate anche voi gli artisti, ma non potrò, forse alcuni sono ancora in tempo per cominciare, ma no, non lasciate però il vostro lavoro. Se vi va di fare l'arte e la poesia, forse è un'avventura che anche può essere divertente. Penso c'è un limite d'età comunque.